Dopo aver provato la tavoletta M708, sempre della UGI, ho voluto provare il modello S1060W. Questa tavoletta, volendo, si potrebbe interfacciare con dispositivi Android, ma quello che mi interessava era testare la sua funzione wireless, capire se disegnando senza cavo le prestazioni sarebbero rimaste comunque alte. Nelle specifiche, il segnale wireless coprirebbe entro 10 metri dal dispositivo, con stanza vuota. 10 metri? Ma te poi lo vedi il monitor? Eccoci qua. Ho provato la tavoletta sia in modalità cavo che con wireless e devo dire che non ho sentito o notato nessuna differenza. Da prima l'ho provata col cavo, appena mi è arrivata, appena l'ho aperta, ho messo il cavo perché pensavo andasse caricata. Invece no, l'ho ricevuta, carica al 100%, quindi da subito operativa. Salterei l'installazione e il settaggio della penna. I pochi passaggi da compiere sono semplici e scritti in maniera chiara sul libretto di istruzione. Comunque, se ne avessi bisogno, potresti guardare il video dell'M708. I passaggi sono identici. Credo sia più interessante sapere subito se con questo modello S1060W si lavori bene e con naturalezza come con la M708 e se con la funzione wireless tutto scorra senza ritardi. A onor del vero, devo dire che riguardando la ripresa video, un leggerissimo ritardo tra tavoletta e monitor lo noto. Ma quando ero intenta a lavorare, questo fenomeno non l'ho percepito per niente. Il segnale non si è mai interrotto e i pennelli scorrevano fluidi, senza nessun tipo di interruzione, nonostante io abbia una velocità di esecuzione molto alta. Ecco il fenomeno. Diciamo che mi piace lavorare con tecnica, sì, ma anche molto distinto, per mantenere il disegno fresco. Se una tavoletta è valida, me ne accorgo subito, perché in generale il mio problema con questo tipo di dispositivi è proprio questo. Il segno effettivo che vedo a monitor non sta al passo con la mia gestualità. La mano è più veloce rispetto al monitor. Con questa tavoletta non è successo, sia in modalità cavo che wireless, nel disegnare ho provato naturalezza e precisione. Qualche mese fa, non conoscendo la marca UGI, ho provato a fondo la tavoletta M708, che ho trovato perfetta. Ora la S1060W, che trovo di nuovo perfetta. Se qualcuno mi chiedesse un consiglio su quale acquistare, non avrei una risposta netta, perché tutte e due, a livello di disegno, sono sullo stesso livello. E quindi farei mettere sul piatto queste differenze pratiche che vediamo insieme. Tutte e due offrono 12 punte di ricambio. Come abbiamo visto nel video precedente, la M708 ci fornisce anche un bellissimo portapunte che ricorda la forma di un calamaio. Nella tavoletta di oggi, invece, sono inserite in una bustina. Nella M708 la penna è sciolta, nella S1060W si può fissare in questo nastro portapenne. I cavi delle due tavolette sono differenti, per la M708 micro USB e per la S1060W USB-C. Nella S1060W, che lavora sia in wireless che con dispositivi Android, troverai gli adattatori. Nella M708, che funziona solo col cavo, no, ma troverai il guantino. Una valutazione personale. Credo che con la M708 ci sia proprio bisogno del guanto, perché la superficie è molto liscia e la mano rischia di scorrere poco, di incagliarsi e tra l'altro noto che disegnando rimanga un po' segnata. La superficie della S1060W invece al tatto è leggermente ruvida, quindi la mano riesce a scorrere e il materiale lo trovo più resistente, pur rimanendo più leggera. La M708 pesa molto di più rispetto alla S1060W. In questa tavoletta troverai 8 tasti funzione e in questa 12. Un altro aspetto importante da valutare nella scelta della tavoletta è la dimensione. Dipende da dove la posizionerai per lavorare. La M708 è stretta e lunga, mentre la S1060W assomiglia di più ad un formato A4. Un'altezza ridotta a me non dispiace per niente, perché sul tavolo, davanti al portatile, la gestisco meglio. Un'altra piccola differenza che ti mostro è la parte laterale. La M708 ha una sezione piatta, la superficie rimane parallela al piano d'appoggio, mentre l'S1060W, come puoi vedere, ha la sezione leggermente inclinata, quindi un po' ergonomica. Come vedi, ognuna ha il proprio vantaggio e la piccola differenza di prezzo non è determinante.
Un'ultima valutazione che non trascurerei è il packaging. Se dovessi fare un regalo... Il regalo sarebbe per me, vero? Facendo la somma di tutto, regalerei un prodotto performante eppure esteticamente carino. La S1060W mi è piaciuta. Qualsiasi sia la tua scelta, comunque faresti un ottimo figurone. A proposito, in descrizione ti metto il link dei prodotti scontati. Fammi sapere con un mi piace o un commento se questo tipo di video ti sono utili. A questo punto, da questa marca mi aspetterei grandi cose anche da una tavoletta con monitor. Dai, per Natale, sarebbe perfetto, no? Ciao!